Passiamo alla sezione email. Come avete visto nell'importazione dei contatti, noi possiamo importare a un contatto SMS anche una nuova mail. Possiamo programmare anche una lista solo con indirizzi mail e possiamo avviare una nuova campagna cliccando su questo tasto. Inseriamo il titolo della nostra campagna e scegliamo che tipo di mail vogliamo inviare. Una volta selezionata la nostra campagna, possiamo scegliere se inviare a una lista o un singolo contatto. Scegliamo a quale lista, a che tipo di rating vogliamo indirizzare la nostra campagna, se con Fidelity Card o meno. Configuriamo il mittente, quindi la nostra mail di riferimento, il nome del mittente, la nostra ragione sociale e i dati se vogliamo personalizzarla. Confermiamo i dati e torniamo alla nostra mail. Inseriamo l'oggetto della mail e un testo per l'anteprima. Aggiungiamo il contenuto della mail. Non abbiamo nessun contenuto e quindi possiamo andare a scegliere un template già predefinito al fine di poter rendere maggiormente accattivante la nostra mail. Scegliamo un template, la visualizzazione per desktop mobile. Andiamo qui a ridefinire le impostazioni della nostra campagna, quindi possiamo definire le immagini, i colori e i testi. Come vedete, selezionando i campi possiamo andare a modificare il nostro template, a cui possiamo aggiungere dei collegamenti ipertestuali. Quindi ad esempio cliccando su acquista qui possiamo indirizzare il nostro link. Quando avremo personalizzato il nostro template clicchiamo su ho finito, prosegui. Qui abbiamo l'anteprima della nostra mail, possiamo inviare un test per sperimentare che sia tutto corretto e anche in questo caso possiamo inviare immediatamente la nostra campagna o programmarne l'invio per date e per ora. Al termine con avanti avremo confermato. Qui abbiamo un riepilogo dei modelli disponibili e quindi possiamo aggiungere un primo modello dai template disponibili. I mittenti possiamo anche personalizzarne diversi, in questo caso abbiamo preconfigurato un unico mittente. Blacklist, nel caso in cui un cliente ci dovesse indicare che desidera non ricevere quel tipo di email, quindi possiamo andarla a cercare o ad aggiungerla per evitare che quell'indirizzo possa essere raggiunto. Con attività andremo a vedere la lista delle campagne che abbiamo creato finora.